Si gioca a ritmi illegali adesso. Si gioca a ritmi davvero illegali. Il Real Madrid vince e torna in testa alla classifica. All'andata fu il classico delle polemiche, fu il classico rinviato da ottobre a dicembre e poi finito 0-0. Questa sera il classico del 1º marzo è una sfida, come sempre in Liga, fondamentale per la testa della classifica, perché conduce il Barcellona con 55 punti, segue il Real Madrid a 53. Peraltro, le merengue si hanno perso la settimana scorsa contro il Levante, essendo superate proprio dai Blaugrana, che hanno sfruttato un momento comunque no del Real Madrid, che pensate non vince dal 9 di febbraio. Insomma, tanto pepe su questo classico. Al di là della tradizione, al di là del talento, ci sono anche le assenze. Da una parte manca Modric, dall'altra manca Luis Suarez. Buonasera a tutti, un saluto da parte di Federico Marconi e sono felice di rivedervi perché ci siamo visti ieri con Lazio-Bologna e stasera la partita, dal punto di vista dello spettacolo, in teoria ci regalerà anche di più, anche di meglio. 3, 2, 1, voilà! Abbiamo qui tempo e punteggio. No, non è vero, il tempo non c'è, ci lavoreremo soltanto il punteggio per Real e Barcellona. Insomma, una sfida, ragazzi, che onestamente, onestamente mi eccita. Ve lo dico, c'è poco da fare, non è che dici, vabbè, intriga, interessa, no, mi eccita. Raccontarla ancora di più, io che ho commentato su De Rischi e Brøndby. Papera incredibile di Schwabe! Partiamo dal Real Madrid, in campo con un 4-3-3, tra i quali c'è Thibaut Courtois, difesa composta dal capitano Sergio Ramos, a fianco a lui c'è Varane, sulle corsie da una parte Carvajal, dall'altra Marcelo, il grande veterano di questo Real Madrid, oltre chiaramente al capitano. 4. La grande assenza è a centrocampo perché, come detto, non c'è Modric. Giocano Casemiro, Valverde e Toni Kroos. In avanti Vinicius, Benzema e Isco. Quindi questo è il tridente pesante. Risponde il Barcellona con Ter Stegen tra i pali, difesa 4 con Semedo, Piqué, Umtiti e Jordi Alba da destra a sinistra. Poi 3 a centrocampo che sono Busquets, Arthur e De Jong, tridenti anche qui, 4-3-3 anche qui. A destra c'è la Pulce, c'è il 10, c'è Leo Messi, al centro Griezmann e a sinistra, sorprendentemente, c'è Arturo Vidal, che insomma la cosa un po' più logica che possiamo pensare che sia poi un 4-3-1-2 con Vidal che gira dietro a Messi e Griezmann. E intanto viene inquadrato, voi non lo vedete, Zinedine Zidane concentrato, ovviamente parlò all'andata senza paura per caricare quello che era un Real Madrid in un momento non semplice della stagione, un po' come questo per la verità, un girone di distanza. Vinicius dalla sinistra mette il cross con deviazione, c'è calcio d'angolo ed è anche il primo della partita. E allora vediamo un po' come viene battuto questo calcio d'angolo corto. Marcelo al cross per una deviazione che non c'è, a mettere fuori poi Benzema. Prova il destro al volo, alto sulla porta di Ter Stegen, primo squillo vero e proprio del classico. Con il destro del 9, che è anche il capocannoniere di questo Real Madrid, è lui che in Liga quest'anno ha segnato 13 reti. E occhio ancora alla pressione del Real Madrid, con Marcelo che imbuca per Vinicius, al centro Benzema. Occhio alla finta del 28 che non crossa, poi affida Toni Kroos con il sinistro alto ancora sulla porta di Ter Stegen. Secondo tiro verso la porta del Real Madrid. Sempre identico il risultato, palla lontana 0-0, qui brutto possesso perso in uscita dal Barcellona. E adesso c'è campo in contropiede per i Blaugrana, la corsa da parte di Arthur che sfida e salta Toni Kroos, si presenta tu per tu con Courtois, Arthur col destro, Courtois salva il Real, mette in calcio d'angolo, palla gol più clamorosa del primo tempo del classico, sul destro del centrocampista brasiliano. Ha risposto in modo eccellente il portiere belga. Il recupero secondo la OS non c'è perché con 8 secondi praticamente di recupero vanno tutti a bere qualcosa. È 0-0 nel classico tra le Merengues e i Blaugrana, tra la capitale spagnola e la Catalogna, tra Real Madrid e Barcellona. Noi ci fermiamo, commento telegrafico a quello che è stato un primo tempo divertentissimo perché il Real è partito in quinta con la voglia di spaccare il mondo, con la voglia di fare gol. Due occasioni, due tiri da lontano e lontani dalla porta. Che poi la Barcellona esce, comincia a condurre dal punto di vista del possesso e anche per quanto mi riguarda delle occasioni. E allora angolo battuto già corto con Isco. Destro a giro di Isco! L'ha toccata in calcio d'angolo Ter Stegen. Ha fatto una parata pazzesca Ter Stegen. Una parata illegale sul destro a giro di Isco, che da casa sua ha pennellato una traiettoria che era destinata a terminare sotto l'incrocio dei pali. Con la mano di richiamo il portiere tedesco la mette in calcio d'angolo. Il primo lancio verticale, lotta Braithwaite, arriva Braithwaite col destro sulla linea,
ha chiuso Varane, è appena entrato praticamente da 10 secondi e ha già rischiato di segnare il gol che potrebbe decidere il classico. Insiste Braithwaite, cross forte e teso, svirgola Ramos, risponde Courtois che blocca e abbraccia il pallone. Ha sfiorato l'1-0 il Barcellona nel momento migliore della Real Madrid, che adesso riparte con la triangolazione tra Isco e Benzema. Pallone per il 22 spostato a destra, al cross a cercare Benzema, lungo, non per Vinicius però che ci arriva dalla parte opposta. Lato corto dell'area, vertice sinistro, Benzema lascia ancora Vinicius e va a riempire l'area che momentaneamente è vuota perché Benzema vuole giocare in contro. Toni Kroos fa senno a Vinicius di salire, lo serve molto bene, punta Ter Stegen, destro a giro di Vinicius che batte Ter Stegen sul primo palo al 71esimo. Real Madrid avanti nel classico e la gioia è regalata dal più giovane di tutti, dal talentino in maglia 25. 1-0 per la squadra di Zidane, come detto nel momento migliore del Real Madrid, che ha rischiato di prendere gol poco fa, lo ha fatto in un modo quasi casuale per la situazione con Braithwaite che era appena entrato, i giocatori in campo dovevano ancora prendere le contromisure. Qui azione prolungata, azione insistita e poi pallone messo perfettamente da Toni Kroos a Vinicius che non sbaglia, se lo porta avanti, poi leggera deviazione di Piqué che va in scivolata, batte sul suo palo praticamente Ter Stegen, il gol è tutto di Vinicius Junior. Palla messa al limite, zona sinistro, lo finta, va giù, non c'è nulla secondo il direttore di gara e allora può ripartire in contropiede del Real Madrid. Carvajal sulla destra per Vinicius, è un 4 contro 4, chiuso Vinicius, a rimorchio Toni Kroos, deve dribblare anche il suo compagno, mette sul secondo palo anticipato Benzema. Si gioca a ritmi illegali adesso, si gioca a ritmi davvero illegali. E si riparte ancora con il Barcellona, ancora con Frenkie de Jong, verticalmente per Messi che è scappato a Marcelo, Messi con Marcelo che lo contiene, con Varane che torna. E qui però se lo divora il numero 10 del Barcellona, quando mancano ancora 120 secondi di classico. Palla alla caccia di Mariano che non arriva, non arriva nemmeno Modric, stesso esito per Piqué. Al volo Jordi Alba in avanti ancora a cercare Piqué, a trovare invece soltanto la rimessa, metà del recupero se n'è andato, uno e mezzo quindi l'abbiamo salutato. Sguardo non troppo soddisfatto di Messi che l'anno scorso qui esultò in più occasioni, in campionato vinse 3-0 il Barcellona, poi trionfò anche in Coppa del Rey. Quest'anno 0-0 al Camp Nou, 1-0 per il momento per il Real che attacca ancora con Vinicius, al centro vuole il pallone, Mariano Diaz! Fino in fondo, entra dalla panchina e chiude il classico. 2-0 Real, con Vinicius che invocava il pallone in area. Lo ha ignorato il numero 24, che ha trafitto Ter Stegen. Sentenza di Mariano Diaz sul classico, sul Barcellona. Il Real Madrid vince e torna in testa alla classifica. E che liga, che liga. Piange Mariano Diaz, lacrime virili per il 24 che l'anno scorso arrivò con l'obiettivo non troppo umile e non troppo semplice, francamente, di sostituire Cristiano Ronaldo col 7 sulle spalle, 7 che gli è stato cancellato quest'anno quando è arrivato Eden Hazard. 24 il numero che stanno urlando al Bernabeu, che sta urlando lo speaker, perché il destro, il piattone di Mariano Diaz fa felici i tifosi blancos, i tifosi delle merengues. Real 2, Barcellona niente. Il Real, come detto, torna in testa alla classifica. E torno a ripetere, abbiamo ancora più di 10 partite di Liga, abbiamo tanto spettacolo da vivere, da commentare, da raccontare. Questo classico è della Real Madrid. Si chiude qui, fischia tre volte la Hoss.